Allora, buongiorno, buongiorno, 17:35, buon pomeriggio a tutti voi amici di Ciao Como, il camper. Scendiamo ancora dal nostro camper e siamo nel parcheggio dello skate park e della futura sede della Croce Azzurra a Cadorago per farvi vedere il confronto fra i tre candidati sindaci di Cadorago che sono qua con noi. C'è anche qui tanta gente. Ecco, li abbiamo messi qua all'ombra, eccoli qua. Buongiorno, intanto buon pomeriggio. Adesso li presentiamo a tutti voi e ai cittadini di Cadorago che vedo sono già numerosi per seguirci anche sul web. Allora, prima le signore, Iniziamo da Chiara Mainardi, candidata sindaco per Fratelli d'Italia e Forza Italia e anche la lista civica futura. Buon pomeriggio, Chiara. Buon pomeriggio a tutti voi che mi Carta ascoltate. d'identità senza l'età alle signore e poi ovviamente perché ti sei candidata, Chiara? Certo, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti. Sono Chiara Mainardi, nata il 21 marzo del 1974, non ho nessun problema a dire la mia età anagrafica. Vivo da sempre nel comune di Cadorago e precisamente a Casilino Alpiano. Perché Sono, Cadorago ha diverse frazioni, certo, tra giusto? Bugorello, Casilino Bugorello, Alpiano Caslino e sì, poi e poi Nord. Cadorago. Perfetto. Quindi vivo da Casilino Alpiano. Sono una persona chiara di nome di fatto, mi piace definirmi così, leale, determinata, competente e voglio mettere la competenza e tutta la passione che mi contraddistingue sempre all'interno della mia comunità anche in questo nuovo cammino, in questa nuova missione. Vicino, ok, perfetto. Allora, va bene così. Intanto passiamo alla seconda signora che è Claudia Testanera, la lista civica, progetto comune. Buon pomeriggio, Claudia. Buon buon pomeriggio pomeriggio a anche a te. tutti. Va Presentati anche te, carta d'identità e bene. perché la scelta di fare il candidato sindaco. Ok, allora io sono Claudia Testanera, ho 45 anni, così sfatiamo il mito dell'età. L'età volete dirla, ma fino a me. Sono di Cadorago, cresciuta a Cadorago. Ho deciso di candidarmi sindaco per proseguire un percorso che comunque ho, diciamo, fatto già in tutti questi ormai quasi 10 anni in consiglio comunale come lista civica di minoranza. E per di fatto cercare un cambiamento, insomma, in questo paese rispetto a quello che è stato finora. Quasi 8.000 abitanti, grazie, dammi il microfono, ecco, perfetto, grazie Claudia. Cioè, quasi 8.000 abitanti, il sindaco in carica che si ricandida, appunto, è qua con noi ed è Paolo Clerici. Tu hai una lista civica, Paolo ha Sì. due liste civiche e poi la Lega. Intanto buon pomeriggio, carta d'identità, Sì, caro veramente Paolo. una lista civica, Lega e noi moderati. Ok. Io ho 73 anni, sono pensionato da qualche anno. Nella mia vita facevo l'ingegnere elettronico specializzato in automazione. Mi candido perché io amo dire che bisogna fare i finitito. Io nel mio giro per il mondo, quando lavoravo, ho imparato questo termine, che le cose fatte al 95% non sono finite. Allora, in questi anni abbiamo fatto molte opere, molte di queste hanno bisogno di un completamento e vorrei proprio portare a termine questo finitito, ispanico che mi piace molto perché vorrei lasciare ai miei cittadini le opere finite. Poi ne abbiamo Fine lavoro, insomma, sì. altre in programma, quindi siamo convinti di poter andare avanti e amministrare bene come abbiamo fatto in questi 5 anni. Una cosa lo diciamo subito, perché poi domani sera voi tre avrete anche un altro confronto pubblico con i cittadini direttamente. Certo. Qui ce ne sono alcuni qua alle nostre spalle, li saluto, buon pomeriggio. Dicevo, domani sera avrete con i cittadini all'auditorium, è corretto? Esatto, Farete un confronto a tre. coordinato da una giornalista, quindi ci saranno anche la possibilità per i cittadini di Di fare delle intervenire, domande e di esatto. In questo intervenire. caso invece noi presentiamo loro quelle che sono le vostre idee. Allora iniziamo adesso da te, poi il giro lo facciamo al Certo. contrario. Facciamo vedere, Paolo, la tua lista, le tue Certo. liste, chi sono i candidati con te, qualche Sì. nome ovviamente, e perché hai fatto questa scelta. Certo. Vai. La nostra lista è fatta da ovviamente 12 persone più candidato sindaco, di queste 5, compreso me, sono in continuità e sono due uomini e due donne, e invece altre 8 persone sono persone nuove. Di Sì, queste aspetta che lo 8, facciamo vedere bene. Ecco, di queste 8, perfetto. la metà sono persone giovani, da 21 a 29 anni, e
e di queste 8 anche qui c'è una perfetta parità di genere tra uomini e donne. Sono persone che hanno deciso di condividere il progetto di continuità da un lato, di credibilità e di capacità. Quindi all'interno della nostra lista abbiamo tutte le competenze per coprire i vari aspetti della vita amministrativa, in particolare ovviamente gli assessorati. Perfetto, bene così. Adesso passiamo allora a Claudia. Claudio, per presentare la tua lista civica, giusto? Eccoci qui. Ecco, eccoci qui e facciamoli Vediamo se vedere si anche. Sì, si vede vedono i tuoi bene. candidati, magari poi fai vedere anche il simbolo. Ok, sì, Vai. assolutamente il Così almeno facciamo vedere il simbolo della prima simbolo pagina. c'è, Eccolo qua, diciamo qui. che è questo qua. Ah, ecco, Esatto. perfetto. Progetto comune. Progetto comune, sì, lista civica antifascista, abbiamo anche deciso di mettere questa dicitura. Noi siamo molto contenti perché c'è una grossa presenza femminile nella nostra lista, sono 8 donne tra le candidate. E, due persone erano con me nelle precedenti. Scusa, No, tremo ma un po'. ecco tremendo. No, no, è che volevo farle vedere tutte. Assolutamente. Due persone erano con me precedentemente in consiglio comunale e quindi danno un po' la continuità di quello che è sempre stato l'impegno di progetto comune comunque in questi anni, e le altre persone invece si sono unite a noi perché credono comunque in questo progetto che è tutto volto a un coinvolgimento e a una partecipazione del cittadino e a un ascolto dei bisogni partendo dal basso e quindi anche una creazione del programma che è sempre stato frutto dell'ascolto delle persone prima di tutto. Ok, molto bene, adesso andiamo al programma. Intanto però prima c'è Chiara che deve presentare la sua lista, le sue liste e i tuoi candidati. Chiara, prego. Allora, Certo. facciamo vedere, intanto io inquadro e tu parla. Allora, la mia lista è una lista civica futura con l'appoggio di due simboli, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che ci hanno appoggiato fin dall'inizio e che ci hanno dato supporto per tutti i progetti che abbiamo proposto. È una lista composta da 12 persone competenti, attive sul territorio, volti nuovi, ma soprattutto volti conosciuti che vivono comunque all'interno della nostra comunità e che si sono sempre adoperati per rendere la nostra comunità una comunità comunque bella, vorremmo ancora fare molto di più. Diciamo che abbiamo proprio voglia di metterci ancora di più a disposizione con la passione, con l'energia, con delle idee nuove, dei progetti e soprattutto con un sindaco donna che manca da quasi 25 anni, quindi perché no? Ecco, quello chiaramente vedremo cosa decideranno i Certo. cittadini di Cadorago. Ripeto, quasi 8.000, quindi un paese Un importante anche paese dal punto di importante. vista numerico. Bene, allora abbiamo presentato, cari amici che siete a casa e ci state seguendo sui nostri social, i tre candidati sindaci di Cadorago. Tra l'altro è anche corretto dirvi grazie per essere venuti alle 17.30, insomma non era facile, mi rendo conto, il lavoro, gli impegni, grazie comunque per la cortesia e la disponibilità. Detto a questo punto, iniziamo da te, Chiara. Scusa, programma, andiamo sullo specifico, facciamo magari due giri perché immagino che per Cadorago c'è tante cose da dire. Certo. La prima domanda che vi faccio a tutti è: cosa mettete al centro del vostro programma? Allora, il nostro programma si basa comunque su tanti progetti, progetti comunque fattibili, che sono nati comunque dalle nostre riflessioni, ma soprattutto dall'ascolto. Abbiamo ascoltato molto i cittadini che ci stanno seguendo e ci stanno supportando. Il focus del nostro programma sarà comunque sulla legalità e sulla sicurezza, due temi molto importanti, perché senza sicurezza e senza legalità comunque non c'è nessun tipo di sviluppo. E noi vogliamo continuare a sviluppare la nostra comunità e renderla ancora più stimolante, più bella. Farò di tutto per garantire la sicurezza per tutte le famiglie, per tutte le persone della comunità. È una cosa che ci tengo, vivo da 50 anni all'interno del mio paese, quindi conosco ogni angolo del mio territorio, conosco le persone, conosco le facce, quindi ci tengo personalmente che questi due temi fondamentali saranno la base di partenza del nostro programma. Poi ci sono altre comunque peculiarità e dei programmi che ci contraddistinguono, soprattutto a livello di giovani. Mi sono occupata di giovani per tanti anni all'interno della nostra comunità e sono un focus importante, quindi sono delle risorse importanti che dobbiamo assolutamente far emergere perché hanno dei talenti bellissimi. Ok, ecco, facciamo così, poi magari ne approfondiamo adesso. Il Certo. primo giro era proprio, sentiamo adesso Claudia, proprio per capire quale,
come ha detto Chiara, quali che cosa avete messo, diciamo così, in cima alle priorità, Claudia? Mi rendo conto che potrei dire ce ne sono tante, vabbè, ma in modo particolare che cosa, Claudia? Sì, ce ne sono tante, sì, però poi dopo diciamo facciamo un secondo giro. Dai. Che le cose più importanti per noi sono sicuramente quelle di essere vicini alla popolazione che ha più bisogno, quindi abbiamo sempre messo al centro quello che è un'attenzione al sociale, ai servizi sociali, cioè quello che ci interessa in particolar modo è creare comunque una rete di servizi che supporti i cittadini in tutte le loro bisogni, quindi che sia una ricerca di lavoro, che sia un bisogno di un tessuto, comunque un aiuto sanitario, un supporto psicologico, uno sviluppo nell'istruzione, piuttosto che comunque insomma qualsiasi bisogno che possa esserci all'interno della cittadinanza, questa è una delle nostre priorità sicuramente. Poi ce ne sono tante altre, una per esempio, anche qui siamo vicino a un'area molto verde, esatto, per noi questo, è sicuramente... Questa è un'area veramente davvero molto, molto esatto. Verde, qui tra l'altro ci sarà la futura sede della Croce. Sì, diciamo che questa è stata un po' una cementificazione di quella che prima era un'area un pochino più verde, quindi per noi è sicuramente sempre stata importante quella che è una pianificazione del territorio vicina alla sostenibilità, alla valorizzazione degli spazi verdi. Perfetto, e adesso andiamo con Paolo Clerici, sindaco e candidato appunto. Paolo, anche per te la prima domanda, come ho detto a Chiara e a Claudia, che cosa voi come liste avete messo al centro del vostro programma? Paolo? Sì, al centro c'è la famiglia, e in particolare il progetto 0-6 anni, perché noi crediamo che oggi il problema grosso del nostro territorio, ma in generale dell'Italia, è essere vicini alle famiglie, essere famiglie alle famiglie, perché abbiamo un problema di denatalità e vogliamo risolverlo con questo progetto che permetta a tutte le famiglie che vogliono avere figli di avere davvero dei servizi sul territorio ed a costi contenuti, perché oggi chi ha un figlio e vuole mandarlo all'asilo nido nel nostro territorio deve spendere 800-850 euro. Con questo progetto 0-6 anni vogliamo portare un'educazione e un processo psicologico per seguire i bambini e le famiglie dei 0-6 anni, e l'altro avere dei costi del micro nido contenuti. L'altro progetto è quello che riguarda le persone anziane, perché se abbiamo della natalità abbiamo anche un aumento delle persone anziane, e questo progetto, che ormai è finito ma richiede di partire con una gestione, che è il progetto del co-housing intergenerazionale, modello che è stato fatto anche in qualche paese vicino, crediamo che sia la carta vincente per far sì che i nostri anziani non siano obbligati ad andare nell'RSA, ma quelli autosufficienti rimangano sul territorio con i loro valori, con le loro relazioni sociali, e quindi anche avere un processo integrato tra le famiglie e gli anziani. Bene, tieni il microfono Paolo, perché proseguiamo ancora con un secondo giro iniziando da te. Ricordo a chi ci sta guardando in questo momento che siamo in diretta dal parcheggio, io l'ho chiamato prima dello skate park, ma sì, comunque sì, park, perché qui c'è lo skate park, è un'area anche di attività fisica, e poi futura sede della Croce Azzurra qua. Quindi in questo parcheggio i tre candidati sindaci del comune di Cadorago si stanno confrontando davanti a noi, e ripeto, abbiamo già sentito le loro idee, i loro progetti. Paolo, ripartiamo da te e poi torniamo alle signore. Certo. Ecco, tu ti sei soffermato progetto per i più piccoli, diciamo così, e anche per i giovani. Cos'altro avete messo? Puoi spaziare in quel campo che vuoi. Un paio di minuti a testa per rimarcare magari il vostro programma. Certo. Beh, la prima cosa che siamo pronti a fare da domani mattina è proprio perché... Famosi 100 giorni. Famosi 100 giorni, quello che non diamoci limiti temporali, ma è proprio far partire qui la sede della Protezione Civile a Croce Azzurra, perché questo è un progetto, questo che noi abbiamo chiamato progetto LIS, è un progetto a lungo termine. Io dico sempre che un sindaco deve guardare, sì, qui le piante, ma deve avere anche una strategia a lungo periodo. Ecco, il progetto LIS fa proprio parte di questa strategia a lungo periodo, che prevede come secondo step, dopo aver fatto la parte infrastrutturale, che è il parcheggio, che è lo skate park, lo spazio all'aperto, è proprio avere un posto dove mettere adeguatamente la Protezione Civile e la Croce Azzurra, anche perché liberiamo la vecchia sede per portarci la nostra polizia locale, che oggi è in affitto, e questa cosa è non solo non a norma, perché hanno una sede non adeguata, ma anche non permette a noi di avere il ricovero adeguato per tutti i mezzi. L'altro progetto fondamentale è quello che abbiamo avviato, non è tutto nostro perché noi facciamo solo da promotori, è una copia del Common Next,
che sta proprio lì dall'altra parte, sì, che è la vecchia area Bombix, qui, okay. Ecco, cioè, volete... qui vogliamo fare un modello comune, ma per un polo verticale delle biotecnologie. Noi facciamo da promotore, quindi il modello è quello di Comunext, il comune non è parte attiva, ma è lo sponsor promotore di questo progetto. Questa credo che sia... è una delle vostre idee? È un'idea che è già stata presentata, okay, per un bando Fondazione CAI, però emblematica maggiore, okay, ha avuto il consenso di 9 comuni vicini e 9 enti scientifici tra università e centri di ricerca su questo tema fondamentale per la società del futuro. Bene Paolo, allora adesso passiamo ancora a Claudia per un ulteriore approfondimento, Claudia, di questo programma, progetto, idee, iniziative, prego. Ok, allora noi sicuramente diamo, diciamo, un pochino più valore a quello che è il cercare di ripristinare un tessuto sociale anche a livello di interazione tra i giovani e anche tra gli anziani, con un supporto nella gestione comunque delle attività associative. Quindi quello che interessa a noi, magari più che progetti insomma molto visibili, è cercare di agevolare comunque una connessione culturale all'interno del comune. Quindi quello che ci piacerebbe fare è ripristinare una commissione biblioteca che al momento non c'è più, che funzioni effettivamente, che permetta di organizzare degli eventi comunque a tutto tondo e partendo proprio anche dalla partecipazione cittadina, e poi anche e soprattutto cercare degli spazi adeguati per associazioni, in modo da permettere anche l'aggregazione di dei soggetti che al momento non ce l'hanno, penso soprattutto ai ragazzi adolescenti che comunque non hanno un posto adatto dove trovarsi, e anche gli spazi che sono all'interno del comune, diciamo cercare di ridare una dignità a quelle che sono la viabilità un pochino più lenta, quindi degli spazi pedonali un po' più frequentabili, e anche valorizzare in qualche modo il centro di Cadorago, possibilmente, che è stato un po' lasciato indietro negli ultimi periodi con quello che è successo nell'ultimo anno. Ok, e adesso Chiara per un ulteriore approfondimento qua al parcheggio per i tre candidati sindaci, ulteriore approfondimento anche per chi vi sta guardando, perché sono tanti a casa e vi stanno guardando, ovviamente questo è diventato ormai un appuntamento anche per i vostri concittadini, dopodiché avranno già un'idea di che cosa voi proponete. Poi domani sera, lo ripetiamo ancora, c'è una collega che è Laura Modei, che saluto, e che vi approfondirà dei temi con i cittadini, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo solo qui alle spalle i cittadini, non li facciamo partecipare perché vorrei appunto che voi approfondite al meglio in questi minuti. Chiara, prego. Allora, prima parlavo di sicurezza e di legalità, quindi quando si parla di sicurezza e legalità si parla anche di territorio, quindi noi ci focalizzeremo anche sul riattivare tutta una serie di iniziative per riportare le persone, la nostra comunità, a riutilizzare gli spazi. Abbiamo tantissime risorse all'interno del nostro territorio che sono risorse importanti, dai monumenti, ai santuari, dai parchi, dai vari percorsi, e quindi vogliamo veramente riattivare una rete tramite dei festival culturali che creino aggregazione, che riportino la voglia di riuscire e di fare comunque una sorta di convivenza a livello di comunità. E quindi su questa cosa punteremo molto, perché un paese vivo è fatto da persone vive, e la comunità di Cadorago, Casilino e Bulgorello, è fatta di persone che hanno voglia, che hanno la passione di rimettersi in gioco. Bisogna dare comunque degli spazi. Quindi abbiamo già individuato quali possono essere degli spazi aggregativi, senza però mai dimenticare due cose fondamentali alle quali ci tengo molto: le persone sagge, come le definisco io, le persone anziane, che avremo un occhio di riguardo, ma anche tutta la parte delle persone con la disabilità. Quindi sono due veramente argomenti per i quali terremo d'occhio, quindi vigileremo ancora di più. Benissimo, perfetto. Allora adesso vi chiedo proprio la cortesia, se siete bravi, ma avete già dimostrato, perché il tempo, sì dai, di dare anche una info velocissima, davvero un minuto a testa, per i famosi 100 giorni. Comunque, se i cadoraghesi, è giusto, è corretto, se i cadoraghesi decidessero, iniziamo da te, di darti fiducia, quindi Chiara diventerà sindaco di Cadorago, io nel concreto dico che cosa? Cosa gli dici ai tuoi concittadini? Ma proprio nella concretezza, diciamo, immediata, cosa, certo, cosa ti senti di garantire loro?
sento di garantire la chiarezza che mi contraddistingue, il fatto che comunque sono sempre stata una persona che ha messo la faccia e si è impegnata in prima persona per la mia comunità. Continuerò a farlo con la stessa passione, con la stessa energia. Ci vuole un cambiamento, è ora di un cambiamento, di idee nuove, fresche, e quindi speriamo in questo cambiamento. Noi siamo positivi. E voglio ringraziare soprattutto tutti i cittadini che ci hanno supportato fino adesso. L'ascolto è stato importante da entrambe le parti, quindi Perfetto, ringraziamo. allora anche a te Claudia la stessa cosa. Se Cadorago dice sei tu il nuovo sindaco, da lunedì prossimo che cosa ti senti di dire in concreto? Cosa potrebbero vedere tra la prima cosa? Ma sicuramente la continuità di un impegno civico forte, comunque sia nella mia persona che in tutte le persone che mi affiancano, che hanno sempre avuto e mi hanno dimostrato tutti i giorni, finora anche durante questi ultimi periodi, la voglia di impegnarsi per rendere questo paese migliore, più vivibile, e quindi comunque c'è effettivamente una grande motivazione a cercare di rendere Drago, Caslino, Bulgorello, un effettivamente migliore in qualche modo, più vivibile, più a misura d'uomo, e questo sicuramente è il nostro impegno Perfetto, e adesso andiamo a Paolo, anche per te la stessa cosa. Se i cittadini appunto di Cadorago dovessero dirti ok, torni tu a fare il sindaco, resti, o meglio in questo caso, tu che cosa ti senti dire nel concreto per Vedo che la loro? prima cosa è Un minuto, Paolo. la prima cosa è completare i progetti in corso, perché sarebbe un peccato non completarli. L'altro è lavorare con la nostra polizia locale, con le forze dell'ordine, per potenziare quello che già abbiamo in termini di sicurezza e legalità. C'è molto da fare, perché questa è una lotta continua, non esiste la soluzione miracolistica. Io faccio un progetto e risolvo il problema. Quindi ampliare il sistema di videosorveglianza che già conta 85 punti di controllo del territorio, e queste sono le priorità a breve termine. Le altre le ho già detto prima, che sono una strategia a lungo periodo. E allora, siamo alla fine di questo primo confronto pubblico che abbiamo con i tre candidati di Cadorago. Io direi a questo punto, chiedo, iniziando da te Paolo e poi andando alle signore, un appello finale. 2 minuti a testa credo vi possa bastare. Potete rifar vedere le liste, ve le facciamo rivedere con i simboli. Paolo Clerici, perché i cittadini di Cadorago ti devono dar fiducia a te, ovviamente, e al tuo Certo. gruppo. Beh, io credo che la prima è una votazione amministrativa questa, quindi bisogna votare chi sa amministrare. Allora, se voi cittadini siete convinti che abbiamo saputo amministrare bene in questi anni, è necessario poter finire quello che abbiamo in corso. Quindi questo è il primo messaggio. Il secondo è: ci siamo molto rinnovati con delle persone giovani, quindi massima attenzione alle persone giovani, quindi votateci, perché abbiamo dei giovani veramente capaci e in grado di dare un futuro a medio e lungo periodo a questa amministrazione. L'altro tema importante è che il coinvolgimento di voi cittadini nelle tre frazioni, perché i progetti concreti vanno fatti per Bulgorello, per Caldire e per Cadorago, abbiamo dimostrato di saperli fare. Allora io dico, beh, se uno ha vinto un campionato, perché cambiare la squadra e l'allenatore? Quindi votateci, ma soprattutto andate a votare, perché oggi la democrazia si esprime andando al voto. Perfetto, allora con questo paragone calcistico adesso passiamo a Claudia Testanera e anche per te Claudia facciamo rivedere la tua lista, ovviamente. E l'appello finale, cosa dici ai cittadini di Cadorago perché scegliere te? Ma io credo che se effettivamente si vuole un cambiamento nell'amministrazione di questo paese, noi siamo effettivamente un'alternativa a quello che è stato fino adesso e, se mi permetto, a entrambe le liste che sono qui al mio fianco. Quindi sì, tra l'altro comunque un'esperienza amministrativa all'interno della nostra lista c'è. Per anni siamo stati in consiglio comunale in parecchi, abbiamo quindi capito Fatto come perché così. funziona No, facciamo vedere, il ecco, così vi simbolo, faccio vedere anche il ok? simbolo per par condicio, così. Quali sono le priorità, quali sono anche i progetti che ci troveremo in qualche modo a dover gestire, quindi li conosciamo bene.
e credo che siamo pronti ad affrontare questa sfida. Ho una squadra di persone competenti in tantissimi campi, siamo veramente ben assortiti, copriamo tutte le tematiche, dal sociale al lavoro, alla salute, alla sicurezza, all'ambiente, quindi credo davvero che abbiamo una squadra ottima e siamo davvero pronti per questo impegno. Bene, chiudiamo con Chiara Mainardi, l'ultimo appello anche da parte tua, Chiara, per i cittadini di Cadorago e in questo caso, come ho chiesto ai tuoi competitors, perché devono scegliere te, i cittadini di Cadorago? Perché mi conoscono, sanno che metto sempre passione in tutto quello che faccio e quindi sarà ancora di più la passione che metterò per la mia comunità e soprattutto perché sono sicura di essere un sindaco di tutti e senza fare nessun tipo di differenza. La mia squadra, ripeto, è una squadra importante. Possiamo rivedere, sì. Io non sono abituata, non sono una Chiara centrica, quindi mi piace lavorare con, quindi un lavoro di squadra. Il lavoro di squadra è fatto da persone comunque competenti. Okay. Abbiamo avuto la possibilità comunque di lavorare all'interno dell'amministrazione, quindi non siamo assolutamente dei principianti e quindi in bocca al lupo a tutti e noi continuiamo con la nostra positività perché ci porterà veramente ad un bel traguardo. Allora, domani sera vi ritroverete giusto all'auditorium, è corretto? È corretto? Alle 21 all'auditorium, domani sera ci saranno con i cittadini che potranno anche riintervenire, qualcuno l'ha già visto questa sera, domani magari potrà fare anche le vostre le domande. Allora, Paolo, Chiara, Claudia sono i tre candidati sindaci del comune di Cadorago, uno di voi lunedì sarà sindaco, vi faccio un grosso in bocca al lupo, grazie di essere venuti, grazie. Perché grazie, è stato molto importante, grazie davvero, è tutto da Cadorago, saluto i cittadini di Cadorago, noi col camper ci rivediamo non domani, ma martedì, ci vediamo, no, scusate, mercoledì riprendiamo con il nostro camper, mercoledì e giovedì, grazie, buon pomeriggio da Cadorago.